L'area marina interessata, dove è stato ritrovato un relitto del III-II secolo a.C., è in zona Salinella, dove, in prossimità di Punta Dalga, è stato inaugurato un percorso archeologico subacqueo di notevole rilevanza. L'iniziativa del Club per l'UNESCO di Marsala vede coinvolte diverse associazioni culturali, circoli velici, club service, nonché il periodico Il Vomere e le Proloco di Marsala. Il programma, dopo il raduno a Punta Dalga di fronte all'ex casa del Salinaro e il saluto delle autorità invitate, a cominciare dai rappresentanti istituzionali del Comune e della Sovrintendenza del Mare, ha visto l'archeologo Sebastiano Tusa illustrare la visita allo sbarramento spagnolo, che risale al 1575 e che è stato posto alla pubblica attenzione grazie ad un gruppo di studio guidato dall'architetto Nicola Sciacca. È un successo, devo dire, che mi soddisfa molto, perché noi abbiamo fatto vari itinerari un po' in giro per la Sicilia e che hanno avuto molto successo anche tra il pubblico e tra i turisti. Marsala ci mancava, e devo dire ci mancava, ed era una grave lacuna, perché Marsala nel campo dell'archeologia subacquea, non solo siciliana ma mondiale, ha un ruolo fondamentale grazie alla nave punica, grazie a Honor Frost, grazie alla sua storia. Per cui realizzare un itinerario a Marsala in una zona splendida come questa, con un valore storico notevole, perché qui siamo nella zona portuale antica di Marsala, tra l'altro il manufatto che noi abbiamo voluto valorizzare, che è questa sorta di sbarramento, di molo sbarramento costruito nel 1571-1575 da Carlo d'Aragona, rappresenta anche un momento storico importante. Quindi, diciamo, ci sono tutti gli ingredienti affinché questo luogo possa diventare non solo importante per la cittadinanza, ma anche un luogo visitato dal pubblico, dei turisti che vengono da fuori. Ovviamente il problema fondamentale è la comunicazione, cioè dove noi siamo un po' carenti e dobbiamo fare comunicazione, perché riusciamo a fare cose gregge, ma poi se la gente non lo sa e non ci viene non servono a nulla. Quindi, diciamo, la scommessa ora è farlo conoscere il più possibile. I resti dell'antico porto di Lilibeo rientrano nel progetto Culturas illustrato a Marsala lo scorso anno, richiamando l'interesse degli archeologi subacquei del San Herrera Archaeology Institute, con sede in Spagna, la cui delegazione incontrò il sindaco Alberto Di Girolamo e l'assessore Clara Ruggeri.